Bene ragazzi, le caverne del meteorite, 19° ed ultimo livello. Fortunatamente è cortissimo perché comprende solo la battaglia col boss. Dunque, Willard è diventato quel ragnone mutante e per batterlo bisogna equipaggiare l'aquila del deserto a colpirlo più volte che si può. Statevene lontani perché ragazzi, Willard vi fa fuori in un colpo solo. Allora, qui ci sono quattro corridoi, ognuno con un manufatto in fada. Bene, è svenuto, dai! Allora, prendiamo questo ed è pugnale ora. Vai, prendilo, Lara. Ora veloci, torniamo nell'anellone e continuiamo a correre, perché Willard se ci becca in uno dei corridoi ce le farà, ce le suona di santa ragione. Continuate a correre, e quando pensate di essere abbastanza lontani da lui, assestategli qualche colpo di aquila del deserto. Allora, i corridoi se con il manufatto in fada brillano di luce verde, cazzo. Ce l'abbiamo proprio dietro, si intravedono gli zamponi. Quindi qualche salto. Bene, sviene, quindi adesso direi di salvare un'altra volta adesso perché abbiamo già steso per la seconda volta. Veloci! Ed è l'elemento 115, mi pare. Quindi adesso veloci. Eccolo, si è appena ripreso. No, 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 no. Non fare la stupida. Cosa vai? Vuoi diventare una mutante ragnona anche te per caso? Cazzo. Scusate ragazzi, ma ho bisogno di concentrazione. Anche un po' provare a fare sta parte. Niente da fare. Però, uffa, mi ero allontanato abbastanza in tempo. Non me lo meritavo l'attacco. Ma proprio no, ora mi tocca riraccattare il secondo manufatto in fada. Mamma mia. Tanto l'ho salvato quando l'avevo appena steso. Vai, due manufatti su. Due manufatti su. Quattro. La vera sfida è quando ne rimane uno. Cioè, dicevo, la vera sfida è quando ne rimane uno, perché bisogna proprio avere il culo e beccare il corridoio. E bisogna beccare il corridoio giusto, cioè standoci così di spalle mentre Willard è steso. Non è facile, perché c'è veramente poco tempo. Oh, steso! Bene, l'abbiamo steso un'altra volta, quindi salviamo la partita. E guardiamo un attimo adesso se siamo di fronte a un corridoio. Sì. Vai Lara, recuperiamo questo che è l'occhio di Isibe, quello di Londra. Vai, perfetto. Messo fuori di nuovo la pistola. Si è ripreso! Veloci perché a Willard non piace quando siete nei corridoi con gli artefatti in fada. Perfetto, qui e adesso gli spariamo. Adesso ho un'idea. Fermiamoci a sparargli solo quando siamo di fronte al corridoio col manufatto in fala, così siamo sicuri di avere tutto il tempo che serve. Steso! Bene, perfetto. Allora salviamo un'altra volta e andiamo a prenderci il quarto e ultimo artefatto in fada. Dovrebbero essere tutti e quattro. Vai, questo era l'elemento 115, allora quello di prima era la pietra dell'India, vai. Ah, ragazzi, avete visto? Il meteorite è crollato, il meteorite è crollato. Questo vuol dire che adesso Willard non è più invincibile, quindi basterà sparargli un'ultima raffica di colpi per farlo fuori una volta per tutte. Qui ogni tanto consiglio di saltellare.
continuare a distanziarsi da lui. Avete visto cosa vi fa se vi avvicinate troppo. Oh, perfetto, steso? Sì, adesso esplode. Willard è finalmente morto. Boss finale di Tomb Raider 3 sconfitto, ragazzi. Ora bisogna uscire dal livello. E per quanto siamo? Wow, 5 minuti. Allora, innanzitutto direi di salvare. Ora che Willard è sconfitto, salvataggio meritato. Questo livello non ha segreti, ragazzi, non ha segreti questo livello. Quindi, nell'episodio precedente di Tomb Raider 3, avevamo finalmente recuperato tutti i segreti. Ora, per uscire dal livello, dobbiamo innanzitutto con questo corridoio, come vedete, ci sono degli ornamenti che permettono alla nave di scalare tutto quanto. Adesso improvvisare così. Una mossa orizzontale, però l'ara non si tira su. Ah no, si tira su bene. Perfetto. E andiamo per di qua. In pratica dobbiamo risalire tutte le grotte. Da sottoterra dobbiamo ritornare all'aria aperta. Allora, ecco, qui c'è un cunicoletto. Abbassati, perché qui vedo che è basso e molto buio. Perfetto, come vedete stiamo andando sempre più in alto, stiamo lasciando tutte le caverne. Perfetto, ora qui dovrebbe esserci un punto, sì, non si vede, ma questo è un punto in cui Lara può aggrapparsi al soffitto. Andiamo, come potete vedere qui ora c'è un grosso buco nel centro. Ritorno all'Antartico, dunque, però adesso dov'è che mi dovrei lasciare di preciso? Perfetto, ce l'ho azzeccato, anche perché non sto salvando da un po', dovrei ricominciare tutte queste scalate da capo. Adesso laggiù, però stavolta fammi salvare. Oh, guardate, siamo proprio sopra a dove abbiamo iniziato. Salvataggio. Siamo a 7000. Là, perfetto, adesso di qua sopra, grande, non stiamo facendo cazzate, noto con piacere. E adesso da che parte? Va bene, siamo qui. Capire un attimo. Ah, lì, no, non credo. Dov'è che adesso devo saltare? Forse qui davanti a me. Ah, ora la vedo chiaramente, lì davanti a noi c'è una piattaforma piatta, ma proprio piatta, che è difficile notare, ma c'è. Via! Perfetto, saliamo qua. Va bene, e siamo finalmente all'aria aperta, Ale! Ci resta che proseguire per di qua. Che lunghi scivoloni. Questi lunghi scivoloni sono tipici sempre dei fine Tomb Raider. Anzi, Tomb Raider 1, per finire devi farti una lunga scivolata. È molto buio perché è notte intanto. Ah! Bene, perfetto. Andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti. Fate fuori tutti. C'è una casa, ma non è nulla di che vero. Ora bisogna trovare un elicottero, me lo ricordo. Trovo questo elicottero, a trovarlo ora. Qua, ok. Però niente. Più che anche premuto il pulsante. Dov'era ora sto elicottero? Il nulla. Forse da questa parte? No, il nulla! Non capisco! Il nulla da ogni parte! Il nulla!
scusate, io mi sto un po' confondendo le idee qua. C'è un vicolo cieco da ogni parte, eppure il punto era questo. Non capisco. Dove cazzo stava questo? Pure anche premuto il pulsante. Ma qui è tutto vuoto! Io non ci sto a capire più niente, scusate. Qui il nulla. Vabbè ragazzi, per questa parte è tutto e vedremo un attimo dove bisogna proseguire effettivamente. Alla prossima!